innamorata della sua Vieste. Sì, io sono una pura viestana. Con l'orgoglio di questa viestana e con la sua città avrò a che fare in questo episodio, che vi consiglio di guardare a stomaco pieno per non venire inghiottiti di fame. La ringrazio che è tornato ancora stasera. Sì. Oggi si mangia e si fanno esperienze gastronomiche infuocate. Ci mette un po' però arriva. Di piccante c'è anche l'amore di due giovani da cui voglio partire, beccati più volte ad amoreggiare in spiaggia. Il tramonto dal balcone del castello di Vieste è uno dei più suggestivi di sempre. Questo è Pizzomunno, questo monolite, questo gigante di pietra appoggiato sulla spiaggia di Vieste. Voi conoscete la leggenda attorno a Pizzomunno? Fu in riva al mare che la giovane Cristalda e il pescatore Pizzomunno si innamorarono. Lì passavano le notti a fare l'amore. Tra i due però si misero di mezzo le sirene, che promisero al giovane di diventare le sue schiave se egli fosse sceso negli abissi con loro e diventato il loro re. Giusto un filo di sessismo dietro a questo antico racconto. Fatto sta che, al diniego del pescatore, le sirene imbufalite trascinarono Cristalda nel fondo del mare e il povero Pizzomunno, per il dolore, si pietrificò. Ma secondo la leggenda, ai due amanti è concesso di rivedersi per una notte ogni 100 anni. Piaciuta? Gli stretti e bianchi vicoli di Vieste. Il bianco calcareo di Pizzomunno è lo stesso di tutta la città. Il suo rapporto con il mare è percettibile in ogni viuzza, da cui si aprono scorci sull'Adriatico che rendono tutto così mediterraneo. Questa è una pescheria che di sera fa aperitivi. Di Vieste adoro questa passeggiata balconata, una lunghissima terrazza sul mare, sulla baia di Vieste, che specialmente al tramonto è davvero speciale. Le vie di Vieste sembrano quasi un salotto, sono arredate, pavimentate come se fosse l'interno di una grande casa. Un soggiorno dove fermarsi a fare quattro chiacchiere, bere qualcosa e riempirsi le borse di prodotti locali. Le vie rigurgitano turisti, ognuno che sogna di potersi affacciare ogni mattina da un balcone come questo. C'è poco da fare, Vieste è sempre piena di gente. In diretta, vai! Vai! Ciao! Quando volete siamo sempre qua. Si mangia bene? Si mangia benissimo, si beve anche bene soprattutto. La specialità è? È il mojito pestato. Mojito pestato, naturalmente. Sul mare? Sul mare, vista mare, la fatta vedere la vista. La grande. Mojito, mare, tramonto e un inossidabile ballata rock. Cosa chiedere di più? E a voi, come sta andando? What's going on? Sì, effettivamente un mojito qui non è male, eh? No, per niente. Lascio la balconata e mi addentro nella città dove all'opera ci sono gli artigiani del posto, come questo signore che realizza modellini di trabucchi, le antiche strutture di legno per la pesca dagli scogli tipiche della zona. Le loro grandi reti, protese verso largo, vengono gettate in acqua all'avvistamento di branchi di pesci. E di pescato ne mangerò a breve, giusto il tempo di un ultimo selfie. E non sono il solo. È la città dei selfie, c'è poco da dire qua. Ah, quanto ci piace controllare come siamo venuti in foto invece di goderci il panorama. Bella anche la prossima signora, la viestana Doc dell'inizio, che incontro seduta fuori dalla sua pizzeria. Io la mattina esco, vado a baciare la vicina al campo sportivo, a fare la spesa, ritorno, vado al supermercato, io cammino e ho 66 anni, non sono una bambina. È nata a Vieste? Sì, sono viestana. C'ho i figli tutti viestani, ho 9 figli, 14 nipoti e un pronipote. Complimenti. Grazie. Come si vive a Vieste? Si vive, noi viviamo bene, è solo che si lavora d'estate per vivere l'inverno. E in inverno cosa si fa a Vieste? Si mangia, si beve, l'amore si fa. Ci si intrattiene comunque. Che preziosi questi messaggi d'amore. Chiedo poi un proverbio tipico di Vieste. E a proposito di amore, mazze e panello, fanno i figli belli. Mazze, senza mazze, fanno i figli pazzi. E in italiano? Ma in italiano non so. E la mazza cosa si intende? È la mazza tuo marito. Le tradizioni popolane scendono spesso sotto il girovita. Poi ci sono quelle che tentano la gola. Io sono una cuoca specializzata. Il piatto specializzato è il ciambotto del pesce. È una zuppa di pesce antico. Facciamo il pomodorino fresco, la cicala, gli alici, sardine. È un pesce povero. Povero, mi ha fatto venire fame. Oh, madonna. Allora vieni dentro, trovo un pezzo di pizza, vieni. Che brutto dover dire di no ad una pizza offerta.
ma c'è un tavolo di ristorante ad aspettarmi. Si parte con... un raviolo con un ripieno di capesante e gambero rosso, il tutto con una salsa al datterino giallo e un pomodoro speciale nostro, pugliese. Ci mettiamo il cacio e ricotta perché il datterino è un po' giallo e cerca da quel contrasto un po' fra dolce e un po' salato. L'importante è avere tutti i prodotti del posto. Assolutamente sì, spaghetto fatto in casa con cozze, vongole, gamberetti, ci metto lo scampo, ci metto il polipetto, gli scarti degli scampi. Li facciamo cucinare per ore e ore e poi facciamo questa cremina e li aggiungiamo nel piatto. Qua c'è bisogno di digerire. Sul corso principale si fatica a camminare. Tra qualche istante brucerò tutte le calorie e anche le vie respiratorie. Un ragazzo fuori dal suo negozio mi convince ad assaggiare un peperoncino di sua fabbricazione. Allora, intanto spiegami che tipologie di peperoncino hai utilizzato per l'innesto. Carolina Reaper, Red Scorpion e Habanero. E quindi lo scopo è ottenere il peperoncino più potente del mondo? Peperoncino piccante ma saporito. E ora te farai il test. E ora io farò il test, io che non reggo assolutamente il sapore piccante. Sì, però piccolino il pezzo, eh. Questo è una punta di stuzzicadente. Dove lo devo mettere? Immagini in bocca e poi capisci cosa lo mette in altri posti. Questo è il pezzo minuscolo. Che si chiama? Che l'abbiamo chiamato peperoncino della bestemmia. Perché la prima cosa che ti esce da dire una bestemmia dopo l'assaggio. Mamma mia, è minuscolo, vado. Ora sta salendo il Red Scorpion. È tutto qua. È una del Carolina. Più l'assaggi e più ingranano uno alla volta. Che ricette si usa? Ci puoi fare l'olio piccante, lo spray d'aggressione. Lo spray d'aggressione. Oppure la crema per le emorroidi. Ecco. Te le brucia. Passa tutto. Sì. Come ti chiami? Nicola mi ha ucciso. Ecco. Mi avrei sulla coscienza. No, non preoccuparti, è stato un antibiotico naturale. Peccato non ci sia un farmaco per sentire l'estate addosso tutto l'anno. Cerco di appiccicarmela la mattina dopo in spiaggia, di nuova mattinata, poche ore prima di ripartire. Al mercato faccio scorta di taralli. E sulla via del ritorno una piacevole sorpresa. Ricordate quell'edificio religioso che mi colpì di notte all'arrivo? È l'abbazia di San Leonardo, vicino a Siponto, edificata attorno all'anno 1000. Oggi il sole brucia la sua facciata e questo magnifico portale romanico riccamente decorato, testimone anch'esso del flusso di pellegrini su questa via. Di fronte la campagna riposa e questa pianura brulla mi regala l'ultimo abbraccio d'estate di un dolce Gargano.